Buongiorno a tutti, sono Leandro Di Stefano e in questo video spiegherò in 3 minuti il metodo socratico. Partiamo dall'inizio, cioè Socrate che cosa intendeva per sapere di non sapere, perché lì inizia il metodo socratico, inizia dal dubbio socratico, cioè lui, in differenza a molti che mettevano, dei suoi contemporanei che mettevano certezze, in cose che secondo lui non c'erano, per esempio l'amicizia, per esempio l'amore o la guerra o quant'altro, e lui col suo dialogo, spesso metteva l'ironia, la famosa ironia socratica, metteva in condizioni i suoi interlocutori di rimanere zitti o contraddittori, perché affermavano delle cose, delle argomentazioni che secondo loro erano certe, ma lui li smontava completamente e rimaneva in una condizione di dubbio totale su quell'argomento. Infatti lui era coniato per se stesso, questo chiaramente lo sappiamo nei posteri perché è scritto su di lui con Platone per esempio, io so di non sapere, questa dice la mia certezza, cioè quando io non so su qualcosa, taccio fondamentalmente e inizio a ricercare per avere un percorso per cercare di arrivare a una certa verità. Allora, questo tipo di ragionamento, questo tipo di metodo, io lo utilizzerò in tutti i video e gli argomenti che tratterò, storia, filosofia, religione e quant'altro, perché l'obiettivo qual è? Che ogni argomento storico, per esempio, nello stesso argomento, diciamo i Vandali, lo stesso argomento faccio in modo tra fonti, sia documentari, archeologiche, quello che si può sapere di certo, più o meno certo, levando il più possibile stereotipi e false certezze, porre anche domande nuove se non ci sono risposte affinché, se possibile, l'argomento stesso ci può dare la risposta. Un po' come faceva Socrate, che il suo obiettivo non era quello che lui doveva imporre il suo punto di vista, ma che ognuno nel dialogo con cui si andava lui a interfacciare, l'altro trovasse la sua verità dentro. Infatti si dice, e concludo, che, e questa è un'altra leggenda più che altro che storia, se vogliamo, comunque il senso è quello che fece spiegare a uno schiavo il teorema di Pitagora, uno schiavo ovviamente ignorante. Questo per dire che secondo lui tutto è dentro. È chiaro che non è questa l'impostazione finale di dove voglio arrivare io, ma a me quello che interessa fondamentalmente in ogni argomento è proprio mettere in dubbio delle certezze, o se vogliamo come dire meglio, delle false certezze, degli stereotipi, fino a che vengono smontati, messi a nudo e vedere se possiamo ricostruire qualcosa. Vi ripeto, i Vandali sono un esempio molto classico che poi in seguito andremo a discutere. Vi ringrazio a tutti, ci vediamo nel mio canale prossimamente.